Procediamo con questa live reaction a Firuja Naka. Terzo turno, partita eletta come la migliore. D4, cavallo F6, C4, E6. Quindi abbiamo una Nimzo Indiana. Nimzo Indiana, Firuja gioca donna C2, che è la variante principale. Cioè la variante classica, ecco, non principale. È principale insieme a E3, ma qua esistono una serie infinita di altre mosse. F3, A3, G3, cavallo F3, vanno tutte bene. Donna C2 è la variante più classica. Ok, immagino che si chiami classica perché si ripropone di rimangiare il cavallo con la donna e non accettare la doppiatura di pedoni. Arrocco, A3, alfiere per C3 e ora naturalmente donna per C3. D5, alfiere G5, ok, queste sono tutte cose che rientrano nella normalità. D per C4, donna per C4, B6. Come vedete il nero è molto ordinato, non ha debolezze, svilupperà i pezzi in posizioni molto standard. Il bianco è rimasto un pelino indietro con lo sviluppo. E se non sbaglio, esatto, torre D1. Torre D1, cavallo F3 sono le mosse qua. E di contro il bianco cos'ha? Ha la coppia degli alfieri, che sappiamo essere un vantaggio abbastanza interessante per il bianco in questa posizione. Quindi il nero è molto solido, non ha nessun problema e giocherà per la spinta in C5, più raramente quella in E5. E il bianco ha la coppia degli alfieri, un po' di spazio al centro, questo pedone centrale forte, ma niente di che. Questa è una delle scelte migliori per il nero. Torre D1, alfiere A6, donna A4, H6, alfiere H4, donna E7. Vedete, è molto particolare il fatto che il bianco debba ancora sviluppare tutti i pezzi sul lato di re, ma il nero non ha ancora messo un pezzo oltre la quinta traversa, quindi oltre la sesta traversa, quindi niente di tragico. Cavallo F3, torre D8, donna C2, C5. Ok, questa qui è la classica mossa con la quale il nero risolve i problemi. E ok, vedete che E3 non è una mossa facile da fare. Ah, E4, wow. Ok, E4. L'idea è rimangiare di re qua. Ok, la mia mossa preferita, re per F1. Wow. Ok, Firuja ha giocato tutte queste mosse con meno di 5 minuti, quindi è ancora in preparazione sicuramente. Ok, è molto strano quello che sta succedendo. È una preparazione molto 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 specifica. E immagino che qua, ok, il bianco sta minacciando i 5. E ok, quindi G5 e gli ha mollato il pezzo, palese. Cavallo per G5, H per G5, alfiere per G5 e cavallo C6. Ok, Nakamura tutto sommato ha usato mezz'oretta, che è anche poco, perché probabilmente, ok, mezz'ora vuol dire che sei fuori dalla preparazione, ma cioè, l'hai usato bene, perché sì. E gioca cavallo C6. Ora, cosa succede qua? Ok, E5. Perché non E5? Perché vedo che qua ha giocato donna C1. Dopo parliamo di donna C1, che è la mossa... Ok, voglio soltanto... Esatto. È ancora in preparazione con donna C1. La mossa del 3000. Non capisco sinceramente perché non è 5. Ci deve essere qualcosa di molto stupido che non vedo, tipo... Tipo banalmente cavallo per D4.
Ok, è una posizione totalmente senza senso, quindi non... non importa, cioè voglio vedere... Ops. Voglio vedere quando Alireza esce dalla preparazione. Quindi cavallo C6, donna C1, idea donna F4, chiaramente. Vuole andarsi a mangiare questo cavallo con calma, perché tanto è inchiodato per sempre. Torre per D4. Torre per D4. Cavallo per D4, donna F4. Cavallo C2 scacco, re D1 ancora in preparazione. Donna D7, quindi perde questo cavallo ma lascia quest'altra impresa. Re per C2. Donna A4 scacco. Re B1, donna per E4 scacco. Questa è l'idea del Naka. Alfiere F4. Ok, Firuzio ha usato 10 minuti, Naka un'ora e mezza. Finale è leggero vantaggio del bianco, niente di clamoroso. Però il pedone H è fondamentale qua. Pedone H, pedone passato, il nero non ha pedoni passati. Ci sono entrambi, entrambi i giocatori hanno delle maggioranze pedonali, quindi... In questi casi l'alfiere è un po' più forte del cavallo. E quindi, ok, fossi stato in Firuzio sarei stato molto contento di questa posizione. Naturalmente il vantaggio è piccolo, ma abbastanza duraturo, diciamo. Difficile che il bianco rischi qualcosa. Cavallo F6, H4. Se avete un pedone passato, va spinto. Cavallo D5, alfiere D2. Abbastanza istruttivo, l'alfiere domina il cavallo. Il cavallo è forte in D5, ma non avrà salti interessanti per le prossime mosse. F5, il nero cerca di limitare l'espansione del bianco sul lato di re. G3, ok, questa è una mossa importante, perché, ok, guardiamo questo, questa è una cosa tipica. Il bianco cosa vuole fare? Vuole fare... F3 G4 per crearsi un altro pedone passato. Questo qui sarebbe il sogno, giocare F3 e poi G4. Però cosa succede? Se il bianco gioca F3 subito, il nero fa F4 e per ora la creazione di un pedone passato dovrà aspettare per ancora molte molte mosse e per il bianco questo è un problema. Quindi il bianco gioca prima G3, poi F3 e poi G4, in modo tale che il nero non abbia il momento per giocare F4 lui. Quindi questo è il motivo. Quindi questo è il motivo di G3. G3 vuole impedire F4, o meglio, non è che la impedisce, però su F4 il bianco può scegliere se mangiare o spingere, quindi in entrambi i casi è contento. Quindi re F7, F3, torre H8. Ok, qua bisogna difendere H4 prima di fare G4. C4, G4. Quindi questo è un finale proprio comodo, comodo, comodo per il bianco. Si gioca praticamente una porta sola. E vediamo come Naka l'ha tenuto. H5. Torre G8. Torre F1 scacco. Quindi indirizzando il re del nero lontano da questi pedoni. Perché re G7, allora torre G8 sarebbe stata una mossa inutile. Quindi re 8 e qua H6. Molto molto bella H6. Naturalmente su torre per G5 H7 il pedone non si può fermare. Perché vengono private entrambe le case della torre. Torre F8. E qua, questa deve essere stata una decisione molto difficile per Nakamura. Perché devi essere sicuro che questo finale sia patto. Però, è patto questo? Difficile. Alfiere di 8, A4. Guardate la differenza tra
I pedoni del nero. I pedoni del nero non sono pericolosi. Il pedone non è pericoloso. E i pedoni del nero sul lato di re non minacciano mai di diventare pericolosi. Forse B4 è l'unica spinta che bisogna tenere d'occhio. Mentre quelli del bianco sembrano passati, uniti e anche molto avanzati, quindi molto pericolosi. G5, re F7, H7, re G7, G6. Ok, quindi siamo arrivati alla 40esima. E questo finale è un macello. Ok, sembra straperso. Sembra straperso perché il nero è in Zugzwang. Cosa fa qua? Si sposta il cavallo, si prende alfiere F6 e poi H8. Quindi C3. E qua dopo B per C3, cavallo per C3, re C2, cavallo D5. Ok, cosa succede? Il cavallo deve stare in D5 e dovrà stare in D5 tutta la partita. Quindi probabilmente Nakamura ha visto che questa è una specie di fortezza. Perché il re forse non può mai avvicinarsi per via di B4 o qualcosa del genere. E... ok, però qua... qua il bianco può fare 1000 tentativi, no? Può fare... bianco ha giocato alfiere G5. Ok, alfiere G5. Immagino re H8, alfiere H6 e forse il bianco vince qua. Forse no, perché gioca cavallo E7. No. Ok, però visto la barra, re H8 non va bene. Più 11. Qual è la mossa vincente qua? Ah, alfiere C1. Alfiere C1, chiaro. Alfiere C1 e alfiere B2. E il bianco vince facile. Wow, ok. Perché guardate che ridere. Non ci sono altre case. In D2 non minaccia niente. Alfiere C1 però capita giusta. E il bianco vince. Quindi... il nero deve trovare una mossa e spostare il cavallo non può. Vediamo ad esempio cavallo B6, alfiere F6 e il bianco va a donna. Quindi E5 del nero. Però sembra incredibile che tenga sto finale. Re D2. E io non capisco. Re H8, come fa a non fare progressi qua? Perché non prova a manovrare con l'alfiere in qualche modo? Alfiere H4. Alfiere H4, re G7, alfiere G3. E vince il bianco qua. No, forse cavallo F4. Ah, appena mi sposto c'è cavallo F4, effettivamente. Perché questo finale qui... qua io non posso mangiare. Non posso mangiare perché sennò il finale è perso. Io ho un pedone passato da gestire e anche questo pedone passato che è da gestire anche questo. Quindi il re blocca i pedoni efficacemente e il nero vince perché è semplicemente più veloce. Quindi non si può mai cambiare il cavallo sull'alfiere. Alfiere H4, re G7, alfiere G3, cavallo F4. Ok. Però... ok, sicuramente... Vediamo com'è andata la partita. E5, re D2, re H8, re 1. E appena si avvicina un po' da queste parti si becca B4. B4, A per B4, A3, che furbo il Naka, e c'è anche sto doppio qua. Re D2, adesso va a mangiarsi G6.
Alfiere per A3. Cavallo F4. Ok. Incredibile, incredibile. Sembrava il finale da sogno per il bianco, perché ok, in questa posizione, entrati in questo finale, sembra che il nero abbia ben poche chance di fare patta, perché questi pedoni sono veramente troppo forti, e mentre quelli del nero non fanno niente, però riesce a creare una costruzione estremamente solida il nero, cioè con il re che, ok, anche un po', non so se si possa parlare di fortuna, ma sembra che tutto tenga un po' per miracolo. Quindi, ok, partita, una bella partita, bella intensa, penso che patta. Non so se, chiedo ai ragazzi in chat, c'è un modo per vincere col bianco qua? Cioè, qual è la mossa sbagliata di Firuja?